Buongiornissimo caffè a tutte quante. Allora, rieccomi ritornata con un nuovo video e oggi sono qui per parlarvi di skincare e cura del viso. Quando io parlo alla maggior parte delle mie amiche della skincare, alcune mi guardano come se io fossi un'aliena. Tantissime donne e tantissimi uomini ritengono la skincare fondamentalmente una cosa molto inutile, una perdita di tempo, che per me la skincare è un momento in cui io mi prendo cura di me. Ricordatevi l'hashtag treat yourself. Ho iniziato, e sono appassionata ovviamente anche di skincare, di cura della pelle, sin da quando ero bambina. Fondamentalmente ero una ragazzina, avevo 12-13 anni. Io vedo mia mamma 62 anni, ancora tutt'oggi appunto fa la sua skincare, soprattutto la sera, la mattina un po' meno, ma la sera lei si mette quei 10-20 minuti e si prende cura della sua pelle. Step, soprattutto per la sera, molto importante. Vi dico per la sera perché appunto di giorno non è uno step che io faccio. Ultimamente, in questo periodo, sto utilizzando questo qui, che è appunto l'acqua micellare di Clinians, sia per pelli secche che per pelli sensibili. È un formato 400 ml, lo utilizziamo sia io che mia mamma. Anche se mia mamma, per esempio, non si mette il fondotinta, non si mette niente, ma anch'io ultimamente, dato che non mi sto truccando perché siamo tutti a casa, comunque sia la sera faccio una passata di acqua micellare. La funzione appunto di quest'acqua micellare è super perché deterge, strucca e idrata. Mi trovo molto bene, è super delicata, soprattutto anche se è andata a strofinare gli occhi il mascara, anche se è waterproof, non importa. Questa acqua micellare è veramente buona. Secondo step, il lavaggio del viso. Principalmente questo lo utilizzo la sera, a volte magari mi capita anche di utilizzarlo la mattina. Mi piace tantissimo insomma questo prodotto qui rispetto a qualsiasi altra spazzola che anche utilizzavo in precedenza. Questo è il Sun May che ho preso appunto su Amazon, si ricarica con l'USB qua sotto, voi aprite, ed è impermeabile, quindi volendo lo potete utilizzare in doccia, lo potete utilizzare, cioè anche se si bagna, veramente l'ho provato più volte, non si bagna, ovvio dovete chiudere per bene questo buchino, sennò lo fottete insomma. Ha 15 velocità diverse, quindi voi potete andare avanti, farlo più veloce, più lento, eccetera. Si attiva così, penso che si senta anche, e questa prima parte insomma la utilizzo appunto per detergere il viso. Invece qua dietro a volte metto la crema e poi mi faccio una specie di massaggio. Ultimamente sto utilizzando questo, che è appunto il Rose Cream Cleanser di Pixi, che mi è stato inviato, omaggiato gentilmente insomma da loro veramente un sacco di tempo fa. Mi piace tantissimo questo detergente perché è super delicato sul viso. Mettete appunto una noce qua sulla punta della foglia. Questa è la combo che io utilizzo. Voglio fermarmi a uno step intermedio che io faccio o la sera o la mattina, insomma 1-2 volte a settimana, a volte anche 3 volte a settimana, dipende da quanto tempo ho e dipende anche dalla mia voglia, ovvero mi faccio le maschere. Se ho tempo faccio le maschere con proprio l'argilla verde, insomma me le faccio io fatte in casa, fatte per bene, cosa che penso di non farvi vedere perché c'è il canale per esempio di Beatrice, che è una mia amica, di Beambra, che è molto più brava di me, lei fa le maschere in casa, io seguo i suoi tutorial fondamentalmente. Come maschere in tessuto in assoluto che vi straconsiglio i marchi sono questi qui della Dr. Jart. Io ne ho svariate, non starò qui a farvele vedere tutte, diciamo che queste sono molto pratiche, quindi aprite, ve lo mettete sul viso, lo lasciate 15 minuti, lo lasciate agire 15-20 minuti la sera mentre magari guardate un telefilm eccetera, e sono le maschere quelle veramente molto più semplici, togliete, sciacquate. Poi ci sono queste maschere qui, allora io ultimamente sto utilizzando tantissimo questa qui di Vrochet, della Sebovegetale e mi piace tantissimo, insomma questa 15 minuti perché non la lascio seccare tantissimo sul viso. Altre di Vrochet che sono anche in confezione a mio parere formato viaggio, che vi super consiglio, e sono queste maschere qua. Anche queste si tengono appunto massimo 5 minuti proprio perché si seccano abbastanza velocemente, quindi se dovete farvi una maschera molto rapida e non avete tempo, queste. Un'altra cosa abbastanza scontata che non vi ho detto e che faccio ovviamente è lo scrub. O prendete miele e zucchero oppure olio e sale da cucina, tutto veramente molto semplice, oppure vabbè ci sono anche i prodotti in commercio, però diciamo che se volete risparmiare un minimo questo è un altro step che si può fare homemade. Altra cosa importantissima è il tonico. Ovviamente io prima di mettere qualsiasi crema, a volte non metto nemmeno la crema, la sera metto solo il siero. Ultimamente ho iniziato questo perché avevo finito quello alle rose di Pixi, e questo qui è un tonico al retinolo, anti rughe e anti acne. Ragazzi, allora i tonici
Il tonico in generale di Pixi mi piace tantissimo, cioè sia questo formato maxi che il formato mini, super delicato. Anche il tonico super consigliato. Semplicemente se volete spendere pochissimo, io utilizzo tantissimo l'acqua di rose anche, ed è un prodotto che per me è un must have. Forse dovrei avere una boccettina piccolina, magari prendo due dischetti e la mattina, se vedo che ho gli occhi particolarmente gonfi, dato che è una boccettina che io tengo in frigo, me li schiaffo sopra e mi aiuta immediatamente a sgonfiare gli occhi. Passiamo finalmente alle creme. Allora, io utilizzo il siero, il contorno occhi e poi la crema. La sera magari tendo a non mettere la crema e tendo a mettere solamente il siero, invece la mattina tendo a mettere semplicemente la crema. Questa penso che sia tipo la terza boccetta che utilizzo della Dr. Jart, ed è il Chica Pear Tiger Grass. Questo è un prodotto... Questo è un prodotto proprio mio must have in assoluto. È vero che la Dr. Jart me li ha omaggiati gentilmente, io mi trovo veramente bene. Qualora per esempio non dovessero più inviarmeli, io ne ho altri a dir la verità. Diciamo che sono a posto per un bel po' di anni, penso che me li ricomprerò. Dura parecchio questo prodotto, anche perché poi mi piace tantissimo perché ha la pipetta automatica. Voi aprite il prodotto, schiacciate e viene fuori così, e poi pigiate insomma sul viso e vi applicate il prodotto. La sera adesso utilizzo questo siero e non utilizzo nient'altro sul viso, proprio perché lo voglio lasciar respirare, anche se magari d'inverno con la pelle molto secca tendevo magari anche a mettere la crema. Di giorno invece utilizzo questa crema qui, anche questa è una boccetta che veramente dura tantissimo, cioè davvero dura tantissimo, ed è la combo appunto della Chica Pear. Questa è una crema che io a volte utilizzo proprio come fondo... per truccarmi, e soprattutto in tirocinio d'estate, davvero, a parte che vi rende la pelle super luminosa, la rende uniforme. Sapete che ormai io il fondotinta praticamente non lo utilizzo quasi più, e quindi questa crema, soprattutto anche questa è la seconda che utilizzo, mi dura un'infinità di mesi. In combo ovviamente a queste c'è anche il contorno occhi. Questo praticamente ve lo faccio vedere, ma l'ho quasi finito, lo devo solamente aprire e finirlo totalmente. Anche questo prodotto ve lo super consiglio, insomma, anche se come contorno occhi questo e questo se la giocano tantissimo. Questo qui è un prodotto di Face D, sarebbe un anti-dark circles eye cream. Questo soprattutto per chi studia, perché magari si sveglia con, non le borse, ma la parte proprio qua violacea, perché io di solito mi trovo o viola, o tendente al grigio proprio, bruttissima, e questo aiuta tantissimo, ma perché... già dalla prima applicazione notate tantissimo la differenza. Step finale da mettere sia la mattina che la sera, durante il giorno, everywhere, sempre, il burro cacao. Sapete che questo qui è il mio burro cacao preferito in assoluto ed è della Neutrogena. Ogni volta il mio fidanzato ride sempre quando dico Neutrogena, mi prende sempre per il culo, vabbè. Insomma, questo qui è il miglior burro cacao in assoluto che io abbia mai avuto, lo sapete. Lo adoro. Ma al supermercato, specialmente la Coop, costa... 3,50 euro, una cosa del genere. Volevo parlarvi anche appunto di un altro argomento, insomma, che riguarda comunque il viso. Come faccio le sopracciglia in casa e come faccio i baffetti. Allora, questo qui è uno strumento che non so minimamente dove si possa prendere. Questo in particolare è uno strumento vecchissimo che praticamente abbiamo in casa, cioè mia mamma lo utilizzava ancora negli anni 70, penso, 80, una roba del genere. Cioè ha veramente un'età indefinita. In filippino si chiama Chani. Quindi io di solito mi tolgo pelo per pelo, così, generalmente faccio qua in mezzo e qua sotto e basta, non tocco nient'altro, qua sopra non lo tocco mai, o me lo faccio fare al Browse Bar di Benefit o non lo faccio, cioè in casa proprio zero. Preferisco anche levare i baffetti con questo, anche se non volete levarli con questo, ci sono queste qui, della Vette, sono appunto le strisce depilatorie per il viso, che sono molto più delicate, sono un po' più piccine, non dovete andare ad impazzire, insomma, a tagliarle. Altra soluzione è la cera araba fatta in casa. Questa ve la super consiglio, non solo per il viso, ma anche soprattutto per magari il corpo, soprattutto per le gambe. Siamo al termine del video, finalmente. Fatemi sapere se appunto questo video vi è interessato. Noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video e io vi mando tanti baci. Cheers! Parlato troppo.